cosa ha pensato sabato quando ha visto quelle immagini? Ho avuto tanta amarezza. E ho pensato a un fallimento. Nell'armadio davanti al mio letto, nello stipetto sopra, conservo una casacca vagamente simile a quella boiata che hanno portato in giro quei signori. È la... È la... La casacca con cui è tornato mio papà. Milano che fa Milano, Milano che si stringe intorno ad un invito della comunità ebraica. Liliana Segre che ci saluta tutti affettuosamente. Gli ha chiesto di riportare questa sua frase: quella gente è proprio fortunata. È fortunata perché ha potuto mimare la sofferenza senza viverla. È molto significativo avere convocato questo momento di riflessione su quelli che sono stati i fatti della manifestazione di Novara soprattutto. Non è ammissibile cercare di fare dei confronti, dei paragoni tra cose che sono assolutamente non paragonabili, ma soprattutto sminuire quella che è la portata dei fatti storici del Novecento che hanno riguardato la deportazione e la vita di così tanti cittadini, non solo ebrei, anche deportati politici e altre realtà. Noi riteniamo sempre che alla base ci sia fondamentalmente l'ignoranza e la non conoscenza. Chi usa questi paralleli evidentemente non sa di cosa sta parlando, non sa che le persone che erano nei campi di sterminio nazisti, ebrei, sinti, rom, testimoni di Geova, disabili psichici e fisici, omosessuali, oppositori al fascismo e al nazismo, prigionieri di guerra, erano diventati per i nazisti pezzi di carne, che per l'80-90% venivano gasati come la mia nonna, come la mia bisnonna, come i miei zii, come i miei cugini, come i miei prozii, gasati all'arrivo dopo un viaggio terribile, che non c'era nessuna legge né religione morale in quei campi. Che cosa c'entra con il Green Pass? Come si può paragonare quell'abominio, quel male assoluto a quello che sta succedendo in questo paese, a prescindere dal giudizio che uno può dare sul Green Pass? In questo paese c'è la democrazia. Lei potesse parlare con queste persone, che cosa gli direbbe per capire? Non è detto che non vada a cercare di parlarli. Prima gli racconterei la storia, perché secondo me non la conoscono. Bisogna andare e spiegarle che cosa è successo in questo paese, in Europa, in quegli anni, che cos'erano i campi di sterminio nazisti, come venivano torturati, vessati, affamati, straziati i nostri cari e non solo i nostri in quei campi. Forse spiegando, forse qualche risultato si può ottenere.